Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780. Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati anche per questo giorno di San Valentino, eccezionalmente di lunedì sera in diretta su Telecentro 2, Calcio Toscano, Calcio Giocato. Buonasera da Maurizio Zini. Non potevamo mancare anche questa settimana, appunto, l'appuntamento del calcio toscano. Oltretutto, nella settimana che è ritornato in campo anche tutto il mondo dei dilettanti, ma soprattutto con me, squadra che vince non si cambia, Marco Morelli. Buonasera a tutti e bentrovati. Abbiamo detto, non potevamo mancare oggi. Oggi no. Abbiamo tante di quelle notizie che Marco, non so se forse prossima Pasqua ci arriviamo. Prossimo anno. Va bene. E non poteva mancare la new entry di Livorno 24, Jacopo Morelli. Ciao a tutti, buonasera. Grazie davvero che sta qui con noi, poi ti liberiamo. Allora io direi di partire perché è in campo la squadra toscana che comunque, diciamo, è quella più alta in classifica, ovvero Fiorentina. Lo Spezia Fiorentina. La prima volta di italiano che torna a Spezia dopo i bellissimi campionati, Marco. Sì, noi l'abbiamo seguito in Serie B tutto l'anno, quando facevamo la Pianeta B, veramente un ottimo allenatore, infatti lo Spezia poi è stato un trampolino di lancio per le squadre più importanti, appunto la Fiorentina. Non ce l'ha accolto forse tanto bene a Spezia, perché qualche fischio volerà, però ora la Fiorentina cerca di fare... di portare a punti viola alla vittoria. Ci saranno fischi, ricordiamo anche il passaggio di Coppa Italia fra Fiorentina e Juventus, quindi anche un certo Dusan Vlahovic che tornerà al Franchi, vero Jacopo? Sarà bella da vedere, sarà bella da vivere, un po' meno forse per i tifosi fiorentini. E comunque l'italiano deve stare attento questa sera perché lo Spezia ha 4 partite, 10 punti, quindi un avversario ostico e la Fiorentina deve di sicuro rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Sì, e poi ha fatto questo bellissimo risultato, ricordiamo appunto di Coppa Italia a Bergamo, insomma un netto 3-0, doppietta appunto del bomber Piatek, che credo che non ha fatto rimpiangere, che comunque anche l'entusiasmo al Amerigo Vespucci al ritorno appunto dell'aereo della Fiorentina è stato notevole. Senz'altro, soprattutto se Piatek ritorna a quello dei tempi del Genoa, prima che approdasse al Milan, la Fiorentina ha acquisito davvero un'arma importante e letale per sostituire Vlahovic, che ovviamente è
un grande giocatore sotto quel punto di vista, certo. Però anche Piontek la sua la può dire tranquillamente. Vediamo appunto cosa accadrà, seguiremo ovviamente tutto il proseguio di questa partita, oltretutto poi la Juventus sarà a Empoli il 26 perché hanno anticipato al sabato alle ore 18. Sì. Qualche bomba Marco, da dove iniziamo? Per quanto riguarda la Serie B, caro Maurizio, la gara contro il Pisa è in programma appunto domani pomeriggio. Potrebbe decidere il futuro di Cristian Brocchi sulla panchina del Vicenza. Lui è già in bilico e dopo un pareggio appunto interno con la Cosenza c'è stata un po' di contestazione da parte della tifoseria domani contro il Pisa appunto dovrebbe essere un po' la partita della svolta. E hanno contattato Dionigi, lui potrebbe è pronto a rescindere il proprio contratto con il Brescia e accasarsi con il Vicenza. Poi per quanto riguarda l'ex tecnico della Ternana, Sandro Pochesci, lui è reduce dall'esperienza a Ponte di Bisceglie e al Carpi, potrebbe essere il futuro allenatore della Vibonese in Serie C, dopo la appunto l'hanno esonerato D'Agostino dopo la sconfitta di Potenza. E poi un'altra chicca bellina, c'è stato 3 turni di squalifica per Andrea Sottili, l'ex tecnico del Livorno. Lui ora allena l'Ascoli, per avere il 46esimo del secondo tempo, uscito dalla tecnica e contestato una decisione arbitrale. E ha beccato 3 giornate di squalifica. Dispiace, ma il figlio gioca appunto nella Fiorentina. E ricordiamo appunto anche l'esonero Lampo e poi la riammissione di un certo Pippo Inzaghi, Filippo Inzaghi a Brescia, sai, Cellino presidente molto vulcanico. Invece per quanto riguarda la Serie B, ecco, apriamo un po' questa finestra, visto che Marco è partito ora con questa categoria. C'è stato questo pareggio, ricordiamo anche Bomber Torregrossa che ha sbagliato il rigore, ma soprattutto Pisa-Ternana che voleva dire Pisa-Lucarelli, Jacopo. Esatto, Pisa-Lucarelli, però direi che Lucarelli è uscito soddisfatto, ecco, perché in conferenza stampa poi post partita ha parlato di un atteggiamento finalmente da Serie B e quindi adesso la Ternana è in lotta, diciamo in quella lotta del mezzo classifica. Il Pisa però conferma il suo periodo di siccità perché sono 4 partite in cui non trova la vittoria. Adesso sì, bisogna ritrovare l'intesa nell'attacco anche con il nuovo innesto di Torregrossa e domani sarà importante contro il Vicenza provare a fare risultato perché comunque il Brescia non scordiamo che ha pareggiato contro Alessandria, se no era primo staccato anche da Lecce. E infatti per quello che Cellino si era arrabbiato la scorsa settimana con questa decisione di mandare via Pippo. No, infatti non si è capita molto bene questa decisione, però alla fine Brescia è lì, lotta, se avesse vinto contro Alessandria adesso sarebbe prima e quindi la decisione secondo me era forse un po' troppo affrettata, è giusto dare fiducia a Inzaghi perché sta lottando. Presente a Pisa Maurizio, era presente alla partita, il patron del, era presente appunto allo stadio a Pisa e penso che non sia rimasto molto soddisfatto di questo palio, però consente sempre al Pisa di essere secondo in classifica, anche mi sembra un punto da Lecce. Soprattutto anche l'onestà di Mister D'Angelo, che ha detto stavolta ho usato troppo anche con l'ultimo cambio, insomma, poi a bocce ferme, come si usa dire, ci ha un po' ripensato. Grande prestazione invece, anche se era l'ultima in carsiera, perché ormai il Pordenone, Marco, non è più il Pordenone almeno degli ultimi anni fa. Del 3-0 del Perugia di Massimiliano Alvini, che ci siamo un po' sentiti anche post partita, gli ho fatto i complimenti perché comunque vincere un 3-0 e vedere il suo Perugia a metà classifica, anche sì, sopra 34 punti, caro Jacopo, credo sia importante. Massimiliano Alvini, che noi conosciamo molto bene, perché con la storia del tutto cuoio, lui perché sai benissimo Di Franco, capitano del Triplete, io perché facevo le radiocronache, quindi abbiamo seguito. Facevi il giornalino. No, vabbè, facevo il nero-verde. Nero-verde. No, direi che si conferma a febbraio il mese di Alvini, perché continua a vincere, seconda vittoria di fila e poi ne ha approfittato della sconfitta della Cremonese e del pareggio dell'Ascoli appunto per riprendersi il vantaggio sulla zona playoff. È l'ultimo posto della zona playoff, ma intanto Alvini c'è e adesso può respirare, ovviamente non mollando la presa. Il rete Olivieri, nuovo acquisto e doppietta di De Luca. Del nuovo giocatore, questo Puskas, non so se hai potuto notare qualcosa. Ecco, cosa possiamo dire di questi giocatori? Che noi ci piace anche un po' analizzare questi nomi che forse il grande pubblico non conosce. Ma io penso che possa portare freschezza. E forse la prima parte della stagione non è riuscito a esprimere al meglio il suo potenziale, ma adesso è una piazza importante e può fare differenza, secondo me.
Te Marco che dici? Sì, sì, concordo con Jacopo, è un buonissimo giocatore, ancora si deve un po' ambientare in questo campionato di Serie B che è molto insidioso, veramente ogni domenica una battaglia, poi a seconda appunto delle squadre che trovi, veramente cambiano anche i ritmi, le partite, cambiano un po' tutto e veramente... Cioè, una volta compreso questo girone, questo campionato, penso che sia un ottimo giocatore. Oltretutto, il prossimo turno, veramente, il Pisa deve tornare per forza alla vittoria con i tre punti, perché comunque c'ha il fanalino di coda a pari punti, a 12 punti, cioè, fra Vicenza e Pordenone. Sono quelle partite che non puoi mai sbagliare, soprattutto l'approccio. E poi c'è questo Ternana-Monza, ecco, un altro... test per Lucarelli contro il Monza e Berlusconi, che ha vinto veramente nettamente. Ha vinto 4-0, ora ha messo il minino il quarto posto, dove appunto occupato dal Brescia, però Ternana ha dimostrato di poter stare a giocare, è vero, ha fatto 0-0, magari forse ha giocato di più sulla fase difensiva, ma è giusto così quando si affronta una squadra di alta classifica, e può dare noia secondo me anche adesso in questa iniezione di fiducia anche al Monza. Quart'ultima o Cosenza, che giocherà appunto in casa contro il Perugia lanciato, possiamo dire, di Massimiliano Alvini, Marco. Sì, è un Cosenza che anche loro è una squadra che non sa mai come prenderla, perché lui magari una domenica sfoda le prestazioni ottime, certo, a domeniche magari che poi va a prendere magari un'imbarcata, ma è una squadra, è consigliosa, formata anche da ottimi giocatori. Ora sul mercato di novembre non ha fatto molti acquisti, però insomma c'è una rosa ampia, e penso che il Cosenza può lottare benissimo per riuscire a elevarsi un po' dalle sabbie. Ma insomma, a tre punti, perché l'Alessandria appunto a 22 e sì, Cosenza 19. Bombe, Marco. Sì, per quanto riguarda sempre la... Ora parlavo anche un po' di Serie C. Per quanto riguarda la Lucchese, ha ingaggiato Nicolò Ricchi, lui è un difensore, è un classe 2000. Lui è cresciuto appunto nel settore giovanile del grande Empoli, perché veramente l'Empoli sì, ha sfornato un forfiore di giocatori che sono un po' a giro per tutta l'Italia. Certo. Lui conta già 40 presenze in Serie C con la maglia di Ravenna, Cavese e Viterbese. Sì. Lui è un ottimo giocatore che va a rinforzare un po' la rosa di mister Pagliuca. Per quanto poi riguarda anche il Siena, sempre in Serie C, girone sempre una squadra toscana, la nostra squadra, il Siena comunica di aver raggiunto l'accordo con l'ex vice allenatore Michelangelo Rampulla per la risoluzione contrattuale del contratto. Lui era appunto Siena, certo, secondo di Gilardino, poi con l'evento di Padalino, prima dell'altro allenatore Maddaloni, e poi di Padalino, lui si è fatto un po' da parte. Per quanto riguarda sempre la Serie C, il Potenza ha esonerato Gaetano D'Agostino, e la Vibonese appunto è a caccia del nuovo allenatore. Secondo Radio Mercato dovrebbe prendere Pochesci, però si fanno anche i nomi di Lebe Orlandi, Giovanni Bucaro e Sandro Pochesci. Il Teramo ha preso un ottimo giocatore, io ne parlo del Teramo anche perché questo giocatore è un ragazzo di Pontedera, lui è approssima a 35 anni e vanta 400 presenze nei campionati professionistici. Si tratta appunto di Simone Jacoponi. Lui proviene appunto dal Vivaio, anche lui dell'Empoli, ha giocato anche in Toscana, e la sua parte migliore della carriera forse l'ha avuta nel Parma, dove è stato anche capitano dal 2018 al 2021. Comunque lui ha giocato anche con l'Entella e con il Monza, poi è stato anche alla Coiopelli, certo, di Protini, bene, al Foligno, sul Tirò, sempre in Lega Pro. Lui è un ottimo giocatore, sì, che approda, conosce bene la categoria. Sì, approda appunto al Teramo, che veramente sarà molto utile alla causa. Ancora? E per quanto riguarda sempre la Serie C, Maurizio, il Grosseto ha acquistato appunto i difensori Emanuele Peretti e Giovanni Mauceri. Peretti è un difensore centrale in classe 2000 e arriva in prestito a Palermo, mentre Mauceri è un terzino sinistro, è un 99 e arriva a titolo definitivo dalla Vibonese. Sempre per quanto riguarda la Serie C, appunto il Montevarchi aveva preso, noi l'avevamo già detto, però è bene ripeterlo perché lui proviene dalla Serie D,
Si tratta di Giulio Giordani, un classe 94, che fino a ieri ha fatto le fortune un po' dell'Olianese, certo, insieme a Brega. Giordani appunto ha visitato anche Mario San Donato Tavallella in Serie D, un attaccante di esperienza, e può benissimo giocare in Serie C. E mister Malotin ha fortemente voluto il suo acquisto e ha già debuttato appunto. Ricordiamo perché le finestre erano aperte, sì, proprio perché per la, sì, pandemia, la pandemia erano stati chiusi, sì, i campionati, e quindi hanno riaperto un po' questa, sì, finestra di scambi. E la Pistoiese ha preso diversi giocatori, e ha preso anche il centrocampista Simone Paolini. Lui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 e lui era svincolato. Poi il grande acquisto sempre del Siena, perché ha preso un grandissimo calciatore per questa categoria. Lui è stato anche in Serie B tanti anni, si tratta, sì, appunto di Matteo Ardemagni. Lui è un bomber, con oltre 100 reti in Serie B, è un classe 87, lui è una punta centrale, addirittura con 4 presenze in Serie A e 371 in cadetteria. Vai, è veramente conosco bene questo giocatore, l'ho visto giocare molte volte. Ha giocato nel Milan, certo, nell'Atalanta, certo, nel Chiavo Verona, nello Spezia, nel, certo, Pizzichettone. È veramente un buonissimo acquisto per il Siena, che cerca di salire un po' le classifiche e cercare di andare nel playoff. Allora, vediamo un po' se c'è anche le slide del girone B di Lega Pro, ovvero la Serie C. Sentiamo il punto appunto di Jacopo Morelli. Allora, partiamo dai risultati che sono basati un po' tutti su dei pareggi, a parte per il Pontedera che ha perso 1-0 ad Entella e contro l'Entella, e poi abbiamo appunto la Carrarese che ha pareggiato in trasferta contro il Montevarchi. Per esempio del Grosseto abbiamo già detto che ha sfiorato l'impresa, ma comunque può fare un grande salto nella prossima giornata, perché appunto quelle che stanno davanti, Aquila Montevarchi affronta il Modena che è prima, e poi Limolese affronta la Carrarese nella prossima giornata, quindi la Carrarese, diciamo, può fare un favore ai cugini. E poi invece, per esempio, c'è stato il derby tra Siena e Pistoiese, che è finito 1-1, una partita lottata, combattuta fino all'ultimo. Le due squadre hanno giocato una bella frazione di 90 minuti. Per la Pistoiese cambia poco, resta ultima, però diciamo che con tutti i pareggi che sono stati davanti può ancora ambire alle speranze salvezza. Invece la Lucchese ferma la capolista Modena e si ritrova alle spalle il Pontedera, perché il Pontedera appunto ha perso, come ho già detto, contro il Virtus Entella, e quindi appunto si ritrova... Legge dell'ex. Esatto, e quindi adesso non cambia molto, perché ci sono stati molti pareggi in questa giornata, di conseguenza la classifica è un po' freddata, ecco. L'unica cosa, la prossima giornata potrebbe essere interessante col fatto che diverse squadre potrebbero fare dei bei salti nella classifica di questo girone B. E questa appunto l'opinione, il punto di Jacopo Morelli. Torniamo invece, Marco, in Serie A. Siamo collegati con il nostro Giacomo Cioni, corrispondente della Gazzetta dello Sport, per questo pareggio fra Empoli 1, Cagliari 1. Ciao Giacomo. Salve, salve, buonasera a tutti. Allora, una partita che l'ha vista anche Marco Morelli, eh? Sì, l'ho vista anch'io. Io speravo veramente di poter raccontare una vittoria, e insomma ci siamo andati anche abbastanza vicini, però come vi dicevo, a me questi pareggini, se ce ne sono altri e si arriva a 40 punti, l'avevi dichiarato, 14 sì, pareggi alla fine va bene, perché come vedete anche le squadre che sono più sotto i giocatori ne hanno, e sinceramente il Cagliari si è permesso di mettere in campo dei giocatori importanti nel secondo tempo, come Keita, Balde e Pavoletti, che obiettivamente l'Empoli in panchina non li ha, quindi certo, la differenza è vista. Marco. Io anch'io, Giacomo, ho visto la partita. Il primo tempo poteva finire forse 3-0 per l'Empoli tranquillamente. Poi il secondo tempo c'è stato un po' un calo fisico anche degli azzurri, è venuto fuori appunto il Cagliari, ha trovato quel gol un po' sul rimpallo fortunoso di Popoletti in mezzo all'aria, lasciato un po' libero, e poi praticamente poi la partita è finita dopo quel gol lì. Ecco, poi grosse occasioni la rete, mi sembra forse più per il Cagliari che per l'Empoli, Giacomo. Ma sai, quando un allenatore, Mazzarri, ha fatto la mostra della disperazione, perché uscire con una sconfitta da Empoli sarebbe stato pesante. Quando si infila in campo 4 punte, tutte le punte che hai, anche Andrea Soli non è che poteva rimodificare totalmente la squadra.
ha continuato a fare il suo gioco, però insomma il Cagliari spingeva troppo là davanti, ripeto, stavano giocando sostanzialmente con un 3-4-4, ora no scusate, ne metto troppi in campo, però un 3-3-4 sostanzialmente, cioè quattro attaccanti là davanti, alla fine qualcosa viene fuori, una palla, e poi Pavoletti, Keita Balde, Joao Pedro, insomma, sono giocatori di livello. Mi è piaciuto molto questa volta Andrea Azzoli, che ha ammesso che forse ha sbagliato il cambio, ha tolto Cutrone per mettere Henderson, per come dire, rallentare un po' il gioco, ma non ci è riuscito, per fare un pochino più di palleggi, ma non ci è riuscito. Lo ha ammesso e insomma, bravo Andrea Azzoli, e avanti così. Chiaramente questo ti fa capire come sarà difficile il finale, perché formazioni come Cagliari, poi adesso c'è la Sampdoria, sono formazioni, sono squadre che hanno l'organico per far bene, e quindi insomma l'Empoli ormai da Natale ha fatto pochissimi punti, troppo pochi per stare tranquilli, però ancora ha fatto capire che ha una marcia, cioè quando ci si mette a giocare, quando è attento, può far bene. Come hai detto tu, questa era una partita che con un pochino più d'attenzione nel primo tempo poteva finire almeno 2-3-0. Sì. Poi ho visto un po' nervosetto, forse c'era un rigore, Giacomo, su quel cross di Cutrone. Ma il rigore, il tocco di mano c'era sicuramente. Io l'ho visto, infatti. Però ha trovato nell'azione un fuorigioco e l'abbiamo accettato. Sì, infatti. Poi ha tolto Crotone perché era un po' nervoso, ha messo dentro Henderson, che forse ha fatto, forse per non fargli prendere una munizione, perché era molto... Vero. Però sai, quelle sono scelte, a volte ti può andare bene, a volte ti può andare male. È chiaro che una vittoria col Cagliari dava una bella spinta, avvicinava molto. Ho visto molto bene la coppia Parisi-Viti, veramente due giovani interessantissimi. Bravissimi calciatori, veramente. Li vedremo in nazionale. E anche per l'Ismaili a centrocampo, è veramente uno. Sembra un veterano. L'aveva detto lui l'altra volta, vero Giacomo? Aslani è impressionante, Aslani più gioca più stupisce tutti, perché come un veterano, veramente. Sì, sinceramente, guarda, meglio del primo Ricci di un paio d'anni fa. Fisicamente c'è tutto, fisicamente è prontissimo. Sì. L'ho visto, sai quando s'allenano, si scaldano prima della partita, che hanno la maglia termica un pochino più attillata, ha un fisico impressionante per l'età che ha. Certo. Jacopo Morelli, Livorno 24, eccolo qua. Ciao Giacomo. Buonasera, ciao. No, io volevo ritornare un attimo sulle parole di Andrea Azzoli. Lui ha detto appunto che, visto il secondo tempo, il Cagliari ha meritato di pareggiare, no? L'Empoli forse ha sprecato un po' troppe occasioni. Però ha anche detto: noi non siamo stati gli stessi. Cos'è mancato secondo te per poter magari fare quel passo in più? Sai, quando l'Empoli inizia a giocare in casa contro queste dirette avversarie, sostanzialmente domina. Invece c'è stato un momento che il Cagliari ha preso il pallino del gioco e l'Empoli si è un po' tirato indietro, ha iniziato a subire e poi... Sai, se Bairami non ha la giornata buona, se non riesce ad andare al tiro, succede che gli altri, sostanzialmente il Cagliari ci ha messo veramente la forza della disperazione. E credo che da qui alla fine dell'annata ne troveremo tante altre di squadre che sono con l'acqua alla gola e si mettono qualcosa in più. Certo. È quello che l'Empoli, da quando ha raggiunto quella quota, forse si mette un po' meno, ne abbiamo già parlato, un pochino più di cattiveria, no? Un pochino più di convinzione, però lo capisco, l'Empoli sta cercando di fare un campionato diverso, sta lanciando anche dei giocatori, voglio dire, anche avere Aslani è pronto, però c'è sempre 20 anni, certo. Magari con un Stulac lì dentro c'è più esperienza, insomma. Poi l'Empoli gli manca Luperto, Martizza, Az,
hai fatto un cambio, hai messo Venazzi e Verre, che sono dei signori giocatori, ma non sono pronti a livello fisico, si vede ancora, no? Quindi piano piano sento che l'Empoli potrà crescere nella seconda parte del girone di ritorno e chiudere, come dire, in ascesa. Vediamo, è chiaro che ci aspettiamo tanto da una squadra che ha fatto così bene nel girone di via d'andata, e pareggiare con il Cagliari rimontati lascia un po' di rammarico, però insomma il campionato si è messo molto molto bene, e ribadisco, per l'Empoli restare in Serie A significa vincere non un scudetto, giusto? No, Giacomo, forse anche il fatto, come dicevi te, di aver fatto così bene nella prima parte di stagione, o adesso trovarsi magari non nella terra di nessuno, però in mezzo alla classifica, la salvezza è quasi raggiunta, comunque l'Empoli può stare tranquillo, forse l'Europa è un po' lontana, può permettere comunque ad Andrea Zoli di divertirsi, di sperimentare, quindi ecco, l'Empoli non deve giocare con il freno a mano, anzi, vista la posizione in classifica, può permettersi anche... Non so, dimmi te. È come dici tu, guarda, io Europa League, Europa, Confederation Cup, non lo so. L'Empoli quando l'ha fatta, l'annata che ha fatto la Coppa UEFA, è retrocesso. Ora non dico che sarà questo il caso. No, certo. Però ragioniamo sul aprire un piccolo ciclo e restare in Serie A un pochino di più che 2-3 stagioni. Questo è importante. Poi l'Europa League sinceramente lascia il tempo che trova, anche se sono belle esperienze per tutti, per i giocatori, per i tifosi, sono soddisfazioni, però l'Empoli secondo me deve concentrarsi su fare giocatori, cioè farli crescere, vendere, ricomprare e ricostruire una squadra competitiva e fare buoni campionati e non soffrire come sta facendo questo. Allora, ci sarà la prossima partita, Marassi, questo Sampdoria-Empoli, pareggio? 1x, vabbè, vediamo un po'. La Sampdoria e ha dei signori giocatori, un ex particolare come Giovinco, che abbiamo visto qui da ragazzino giocare con Empoli insieme a Marchiglio, con un'annata, per l'appunto l'annata della Coppa UEFA, e retrocesse, quindi vi dico solo questo, insomma, pensiamo alle cose concrete e non a progetti fuori obiettivo, fuori contesto, per Empoli, esatto. Sì, ci si può divertire 2 o 3 partite, ma alla fine si rischia troppo per riconcentrarsi sul campionato, e in questo momento devono pensare a fare quei 6-7 punti con marca. Esatto. Perfetto, allora grazie a Giacomo Soni, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Empoli. Ciao a tutti. Siamo al primo stop pubblicitario, linea alla regia. Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780.
trasmissione veramente scoppiettante di calcio toscano, calcio giocato. Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa sulla Lega Pro? Sì, volevo aggiungere qualcosa sul girone B, perché avevamo parlato prima di Grosseto Cesena, no? Cesena Grosseto, che è stato un 3-3 scintillante, ma adesso Grosseto Viterbese, che è la prossima giornata, è molto interessante perché racchiude un po' tutta la classifica. Ecco, ci sono degli intrecci molto interessanti. Per esempio, il Grosseto deve giocare gioca contro la Viterbese e deve provare a vincere per tenerla dietro. Le due penultime a 21 punti. Esatto, quindi deve provare a vincere per tenerla dietro in classifica, come vediamo adesso in immagine. E poi abbiamo Carrarese e Imolese, quindi il Grosseto può sperare anche in un risultato positivo da parte della Carrarese, che appunto fermando l'Imolese potrebbe avvantaggiare lo stesso Grosseto. E anche il Modena, perché il Modena primo, vincendo con l'Aquila Montevarchi, darebbe la chance sempre al Grosseto di fare un grosso salto. In realtà c'entra anche il Siena, perché il Siena gioca contro la Fermana che occupa la posizione che si trova subito dopo la prima posizione per i play-out, e quindi fermandosi anche la Fermana, il Grosseto si troverebbe a giocarsi la posizione addirittura della salvezza diretta. Quindi diventa una giornata molto interessante da seguire, e vedremo come se il Grosseto riuscirà ad avere, oltre un po' di fortuna, anche la capacità di intanto battere la Viterbese sul campo. Bell'inciso Marco Morelli questo, Sì. No, davvero, è il Grosseto, sì. Viterbese è veramente un punto d'arrivo appunto anche per il Grosseto. Poi, se non sbaglio, era sia di qui che di là, era Camilli una volta il presidente, se non sbaglio. Presidente era Camilli, sì, presidente. Poi ha lasciato tutto, è andato a fare il presidente una squadra dell'Internazionale di Roma. Perché lui aveva interessi là, e poi penso che avrebbe lasciato addirittura il calcio. Il Grosseto è stato preso appunto dal De Grossetani, e poi l'hanno venduto. Non mi sembra. Hanno fatto la cosa del Roselle, sì, che aveva, sì, vinto. Sono subentrati appunto dei personaggi stranieri. Bombe! Sì, pertanto sempre per quanto riguarda la Serie C, c'è un acquisto della Pistoiese che ingaggia dal Pescara l'attaccante Classio 2000 Milos Bocic. Lui si trasferisce in Toscana con una formula di prestito. Sempre la Montevarchi di Mister Malotti ha preso il difensore centrale Classio 91 Mattia Gennari dalla Pistoiese. Gennari ha collezionato 205 presenze con la maglia di Vispesaro, Fermana, Pistoiese, Aversa e Melfi. Addirittura poi ha giocato anche 3 stagioni in Serie D con la maglia del Sansepolcro. Poi sempre per quanto riguarda il Siena, ha preso un grandissimo giocatore, forse l'avevo già detto, però bene ripeterlo, è un attaccante, un classe 96, è Michel Fabbro. Lui addirittura è un gradito ritorno, perché lui a Siena ci ha già giocato dal 2018 al 2019 con 26 presenze. Lui è cresciuto nei giovani del Milan, dove poi ha giocato addirittura con la maglia del Bassano, e noi ce lo ricordiamo appunto con il Pisa. Ottimo. È un ottimo giocatore. Ne vuoi ancora? Ma aspettiamo, visto che siamo collegati col nostro opinionista per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, campionato nazionale di Serie D, Gianni Di Ferdinando. Ciao Gianni e ben ritrovato. Ciao Maurizio, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Ciao, buonasera. Gianni. Ciao. Con me ovviamente Marco, Jacopo Morelli, Livorno 24, e il nostro Marco Morelli. Allora, questa settimana com'è andata? Questo girone D e girone E appunto della Lega Nazionale Dilettanti. Ma Maurizio, io prima di commentare però ti darei le ultime notizie, una che anche per certi versi è clamorosa, visto quello che rappresentava il personaggio per questa società. Nelle ultime ore due società del girone B, una umbra e una toscana, hanno cambiato allenatore. Sì. E la copertina è sicuramente a Cascina, dove è stato esonerato Mirko Polzella, e la notizia non sorprende per il rendimento deficitario della formazione pisana, che ieri tra l'altro è stata sconfitta in una partita fondamentale per il suo futuro nel confronto interno con il Foligno, ma per quello che rappresentava Polzella per la società pisana, colui che l'aveva condotta condotta vincendo una serie di campionati in Serie D, e poi anche una figura importante visto che era legato anche con l'azienda del padre in qualità di uno dei
di uno degli sponsor alla società. Tra l'altro Pozzella era stato più volte difeso e salvato nel corso di questa fin qui deludente stagione del Cascina, e gli ultimi risultati con un conseguente mercato di riparazione di gennaio, che sembrava aver dato nuova linfa alla compagine pisana, sembrava che il momento difficile fosse stato superato. Invece la sconfitta di ieri ha rimesso tutto in discussione e la società ha preso la dolorosa decisione di esonerare Pozzella e trovare un sostituto. Al momento la squadra è affidata al tecnico della formazione juniores Bozzi, che dirigerà domani l'allenamento, ma la dirigenza con il DS Scaramuzzino si è già messa all'opera per trovare un degno sostituto di Pozzella. Credo quindi che si chiuda una parentesi felice e fortunata per il Cascina con la chiusura dell'era Pozzella, che si chiude forse nella maniera come nessuno in seno al sodalizio pisano si sarebbe aspettata. L'altra notizia invece è anche questa preventivata: dopo le 6 sconfitte consecutive è l'esonero del Cannara, la formazione umbra che ha sollevato dall'incarico il tecnico Ezio Brevi alla luce della 6ª sconfitta consecutiva subita ieri in casa in un confronto diretto con lo Scandicci, e al suo posto è stato chiamato Armin Lei, che lo scorso anno era alla guida del Foligno e fu sostituito prima di Pasqua dopo la sconfitta alla quale io assistei in quelle di San Donato dalla formazione umbra. Certo. Quindi due novità importanti in questo girone che caratterizzano quello che si è verificato nella giornata di ieri. Però il campo dice che perde clamorosamente Rieti, la capolista San Donato si avvicina ad un punto il Poggi Bonzi. Sì, e questa è la notizia della giornata, Maurizio. Si riapre fragorosamente il girone E in testa, perché la sconfitta imprevista del San Donato nell'anticipo di Rieti 2-1, sconfitta maturata al 90esimo, permette al Poggi Bonzi, vittorioso nel derby esterno con le Badesse per 2-0, tra l'altro alle Badesse ha esordito con una sconfitta il nuovo tecnico Alessandria, che in settimana aveva preso il posto dell'esonerato e Gennaioli, permette al Poggi Bonzi di portarsi a un solo punto dal San Donato, e bisogna considerare in chiave promozione che lo scontro diretto si giocherà a Poggi Bonzi. Tra l'altro il San Donato in questo campionato ha perso solo 3 partite, 2 in trasferta a Monte Spaccato e sabato a Rieti, e 1 in casa proprio nel confronto interno con il Poggi Bonzi. La sconfitta del San Donato sorprende, perché il Rietri era una delle formazioni che nel mercato di gennaio aveva smobilitato, facendo partire tutti i suoi giocatori più rappresentativi, tra questo uno degli attaccanti più prolifici di tutta la Serie D, Domenico Marchegiani, che si è accasato all'Ostia Mare. Era stato fatto un mercato di contenimento, un mercato di scommessa, e a volte nel calcio, quando meno te l'aspetti, compi dei risultati importanti, come quello che si è materializzato sabato allo Scopigno di Rieti con la vittoria appunto del Rieti su nel San Donato, che permette la riapertura nel girone E per quanto riguarda il discorso di vertice. Invece per il girone D continua, vedo la cavalcata del Rimini, 57 punti, segue Ravenna a 52. Sì, il girone D è un discorso ormai a questo punto solo tra Rimini e Ravenna, in considerazione della sconfitta interna nello scontro di letto del Lentigione, anche se il Lentigione deve ancora recuperare 2 partite che non ha giocato per il Covid, ma è difficile un reinserimento del Lentigione considerando la marcia imperiosa di Rimini e Ravenna, che regolano
gli avversari a suon di triplette e poker di gol, come evidenziano anche i risultati di ieri, con il Rimini che conduce con 5 punti sul Ravenna. A proposito di questo girone, Maurizio, mercoledì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale e il Lentigione sarà proprio avversario del Prato a Lungo Bisenzio, un Prato che nelle ultime due partite ha notevolmente arrestato la sua marcia dopo l'avvento di Favarin, con il misero punto conquistato tra il confronto interno con il Chivizzano e la sconfitta maturata ieri al 90esimo in quel di Carpi. Le formazioni toscane in questo girone la stanno facendo davvero da comprimarie, perché quella messa meglio in graduatoria è l'Aglianese, che lotta per accaparrarsi il quinto posto nella griglia playoff, l'ultimo utile per l'appendice del campionato, e che ieri ha sconfitto tra le mura amiche per 1-0 la San Maurese. Allora Gianni, grazie di questa tua bella presentazione dei due gironi di Serie D. Noi ci sentiamo fra qualche settimana, perché la prossima, ben sai, sarò a Milano per la produzione di Linea Pelle. Bene Maurizio, grazie a te, saluto Marco e l'altro ospite e una buona serata a tutti voi. Grazie a Gianni Di Ferdinando, nostro opinionista per quanto riguarda il calcio della Lega Nazionale Dilettanti Serie D, la Serie D che però qualcuno ha visto anche questa sconfitta molto pesante purtroppo della Pro Livorno. Jacopo, com'è andata? Dici tutto il risultato e la squadra. È stato un peccato perché ha perso 2-1 e quindi più che altro perché la Pro Livorno era scontro diretto, possiamo dire, contro l'Unipomezia. La Pro Livorno era passata subito in vantaggio con Canessa, quindi sembrava di aver preso il filo della scorsa partita contro il Cannara. Purtroppo poi per la Pro Livorno ha subito il gol allo scadere del primo tempo. Il secondo tempo poi non è scesa in campo forse con lo spirito giusto. Questo però si è visto diverse volte anche col Cascina, con lo Scandicci, che sono stati tutti scontri diretti, dove la Pro Livorno è mancato un po' l'atteggiamento di una squadra che lotta per salvarsi, per uscire da quella posizione critica. Adesso la prossima sfida sarà contro l'Ornano Abadesse, non è facile, anche perché l'allenatore l'Ornano Abadesse, esatto, poi lotta per i playoff, quindi, e poi la Pro Livorno comunque sì, a 2 punti dal Cascina, ma i play-out distano 5 punti, che vedendo Becchiere in mezzo piano non sarebbero neanche tanti, certo. Però quando non vinci gli scontri diretti con Unipomezia, Cascina, Scandicci, lasciandoti appunto mangiare così, anche quando puoi tranquillamente vincere la partita, diventa forse dura. Il problema è che mancava anche qualche giocatore, la Pro Livorno, sì, mancava Videtta, sì. Mancava Camarlinghi, sì, che è un punto di forza, però Canessa non aveva fatto male, di male, addirittura è andato anche al segno. Sì. Poi purtroppo non c'è stata questa non reazione nel secondo tempo, peccato, ora Stringale dovrà rimboccarsi le maniche e cercare di fare punti da qui alla fine. È veramente un po' un problema per questa Pro Livorno, perché a mezzo piede si può dire in eccellenza. Sì, forse come quando ho intervistato Piero Ceccarini, secondo lui era appunto la condizione mentale forse a mancare, no? Quindi è più un fattore psicologico che tecnico-tattico. Forse è vero, perché la Pro Livorno comunque le qualità le avrebbe. Ha cambiato molto dalla quest'anno. Esatto, poi ha cambiato molto, quindi forse ha subito poi anche quello che succede, no? Sappiamo della sinergia tra il Livorno, quindi forse può aver influito purtroppo negativamente. Tra l'altro, notizia odierna, grazie a Alessandro Pastacaldi, Stringara non rischia. Questa è la notizia che mi ha dato lui. Sei d'accordo? Sai qualcosa? Ma io non sapevo niente, però forse sono d'accordo, perché comunque alla fine la situazione è questa, la situazione è difficile, è critica, e ricambiare un'altra volta le carte in tavola metterebbe solamente ancora però, più in difficoltà. Però mi insegni che si perde anche domenica. Sì, sì. Già 2 settimane fa c'era stato delle voci che, fra virgolette, sì, sì, sembrava che ci fosse stato qualche contatto con l'altro. Poi ha vinto, oggi ha perso. Se domenica veramente non fa risultato, penso che anche Stringara ci sta, possa essere un po', non ti dico esonerato, però ecco, qualche problema ce l'ha, anche perché per ora non è per parlare di Stringale, però per ora il suo cammino non è stato esaltante. Forse se non era Stringale un altro allenatore, forse l'hanno già mandato via. Forse sì, ci sta, è vero, non è stato esaltante, però abbiamo visto come una vittoria, no? Può rischiarare l'ambiente in tempo zero, quindi forse vincendo domenica con una squadra che è lì, che comunque è vicina alla zona playoff,
potrebbe acquisire un pizzico di fiducia nei confronti dell'ambiente. È dura, però vedremo, dai. Allora, invece volevi approfondire questo risultato clamoroso. Rieti penultimo a 14 punti, che batte la capolista di mister Paolo Indiani per 2-1. Ecco, te che anche giochi a pallone, oltre che essere appunto un grande scrittore sportivo, ma l'approccio, ecco, da cosa dipende questi risultati secondo te? Va, innanzitutto dalla posizione in cui si trova il Rieti, quindi zona play-out, in difficoltà, lottare con il Sardegna Tavernelle che comunque è primo può innescare due reazioni, una reazione negativa che, in cui appunto il Rieti si fa sovrastare dal Sandonato, oppure una reazione... E poi le leggi dei grandi numeri, poi esatto, uno deve perdere, il problema è questo qui. E Poggi Monzi che non molla, attenzione. No, Poggi Monzi è un'ottima squadra, è una squadra costruita... Strada facendo, però sta facendo molto bene, con gli innesti giusti, al posto giusto, un buon allenatore. E poi, insomma, per Giumonzi è una piazza importante. Certo. Il problema forse è per la Pro Livorno, appunto, fra due partite incontra proprio Rieti, quindi esatto, questo scontro diretto... Sono campacci romani, sì, campi romani, sono stato, Rieti. Ostia, Rieti, Monterotondo, sono dei campi... il Magno Scopini, io sono andato in Coppa Italia addirittura. Sono dei campi dove veramente... Io quando c'era la Serie D, io l'ho vista quando era a c'era anche quei gironi lì, veramente sono campi, sono squadre ostiche fino al massimo, è difficile giocare in quei campi lì, ecco. Allora io direi ora invece, e questo è un segnale alla regia, di andare in pubblicità, perché così poi chiamiamo l'ospite e poi facciamo vedere anche queste interviste che abbiamo fatto, eravamo presenti a questa partita dell'eccellenza, questo anticipo di sabato fra Fucecchio e Livorno, terminata da 0-0, quindi secondo blocco di pubblicità. Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780. Stanno giocando Spezia Fiorentina, siamo in diretta. Eh sì, al picco Piontek ha segnato al 42esimo, la Fiorentina è avanti, lo Spezia sta giocando la sua partita, però il bomber polacco ha segnato e quindi la squadra italiana è avanti. Pistolero. Sì. Pistolero, insomma, un bel acquisto e quindi un campo che comunque... Due gol in Coppa Italia, un gol certo, oggi. Infatti, quando c'hai questi giocatori in campo non sta facendo, diciamo...
dispiacere la mancanza di Dusan. Qualche bomba, Marco, cosa c'hai? Sì, intanto per quanto riguarda il campionato di promozione, ricordiamoci di Luigi Vitale, lui è un ex Amaranto, è un classe 87 terzino, e dopo di non essere stato chiamato dai professionisti, lui vanta il trio 300 presenti fra Serie A e Serie B, con Napoli, Verona, Salernitana. Ha accettato la chiamata appunto dopo lo svincolo del Frosinone l'altro anno con la sua squadra della sua città, cioè la Juventude Stabia, un club che merita promozione addirittura, sicché Vitale è andato a giocare nei dilettanti. Per quanto riguarda poi sempre le nostre squadre del nostro comprensorio, il Montenero, seconda categoria, ha tesserato Gianmarco Bonomo, lui è un portiere del 99, proviene dal Solverosignano e ha vestito anche le maglie di Ardenza e Palazzi Monteverde. Poi il Ponzacco, il girone del Livorno, il girone B di eccellenza, è riposato domenica, ha acquistato il centrocampista Simone Semboloni, classe 86, lui è cresciuto nelle sette regioni dell'Empoli, però ha giocato anche col Boca San Lazzaro, Pontedera, Valenzana, Viareggio, Pistoiese, Lusignano, Forcoli, Atletica Tura, insomma un calciatore, ma l'ultima squadra era Massa Balpiano, veramente un calciatore di grandissima esperienza che a Ponzacco potrebbe benissimo far comodo. Vediamo cosa accadrà appunto, tanto giocherà tutte le partite perché appunto il turno è stato questa domenica. Quindi abbiamo detto proprio in premessa, sono ripartiti tutti i campionati dilettanti della Toscana, dall'eccellenza in giù, partiranno a breve anche tutto il settore giovanile, e quindi non poteva mancare il nostro gradito ospite, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana, Paolo Mangini. Ciao Paolo e ben ritrovato. Buonasera a tutti, ben ritrovati anche a tutti voi e a tutti i vostri telespettatori. E finalmente possiamo dire, parliamo di calcio, Paolo, calcio giocato. Finalmente domenica e sabato, anzi, sabato e domenica sono ripartiti i campionati, quelli dilettanti, e sono alcune categorie anche juniores, poi qualche il settore giovanile provinciale in alcune delegazioni, e poi domenica e sabato prossimo ricomincerà anche i campionati regionali giovanissimi giovanili, e veramente potremmo dire di avere in qualche modo ripreso questo cammino che si era interrotto, diciamo così, per motivi anche plausibili, insomma, certo. Si era interrotto il 9 di non fu giocata la prima partita il 9 di gennaio, quindi con tutte le gare posticipate, quindi io spero che questo inizio, anche perché il contesto ambientale mi sembra insomma in netto miglioramento, possa essere l'inizio senza poi più rifermarsi e finalmente concludere dopo 3 anni i campionati, che già sarebbe veramente il successo, diciamo, di tutto il nostro movimento. Paolo, tra l'altro volevo anche dire, visto che tanto siamo belle in diretta, che c'è anche poi mercoledì una grandissima finale, la finale di Coppa Toscana fra Cenaia e Fortis Juventus. Davvero, 23, una finale, diciamo, una bella finale. A due strade. Sì, tra l'altro mi pare entrambe le squadre non erano mai arrivate in fondo, cioè negli anni, quindi, e questo va bene perché dà ancora più interesse, diciamo così, no? Non c'è mai niente di scontato. Esatto. Quindi io spero che anche questo sia, come dire, un segno di ripartenza. La prima finale di Coppa, già che appunto già da 2 anni non veniva disputata. Esatto. Disputata, mi pare, nel 2020, ma 2021 no, ecco. Sì. Quindi insomma, un bel segnale. Speriamo sia una bella partita. Certo, questo ce l'auguriamo tutti. Ho qui Jacopo Morelli di Livorno 24. Buonasera Presidente. Buonasera a lei, buonasera. No, io più che una domanda faccio un augurio, ecco, speriamo di non fermarci più, perché se non ci si ferma più vuol dire che... Anche lui gioca, eh? Sì, esatto, quindi siamo tornati a giocare. È interessato, insomma. Esatto. No, perché comunque vuol dire che oltre fuori dal campo la situazione si sta magari piano piano... sta rientrando nei binari, e quindi ecco, speriamo di non fermarci più davvero e di vivere piano piano una seconda normalità. Sì, questo è veramente l'augurio che ci facciamo tutti, anche per le altre situazioni, non solamente quelle sportive ovviamente,
ma tutte le altre attività, esatto, economiche di tutti i tipi. Ora si sta andando anche nella bella stagione anche per le turiste, sì, che hanno avuto veramente grandi problemi. Ecco, io spero che si possa veramente riniziare. Sempre però, dico, sia nel calcio che nelle altre cose, con quell'attenzione che non ci dovremo mai far mancare, penso, per qualche tempo ancora. Esatto. Marco Morelli, eccolo qua. Buonasera Paolo. Buonasera. Io volevo dirgli una domanda abbastanza di calcio. Ecco, il campionato di eccellenza è ripartito appunto sabato con una grande partita nel girone B. Ecco, ma tutti questi giocatori, ex giocatori, insomma, ma da nomi eccellenti come Flachi, che è tornato a giocare dopo 12 anni, Tavano, Coralli nel Ponzacco, cioè vantaggiato nel Livorno, Mazzoni, Torromino, Luci, ecco, veramente da un lustro a questo campionato. Ecco, mi sembra che in tutti questi anni tanti giocatori così famosi non ci sono mai stati in un campionato di eccellenza. Certo, questi giocatori, anche se qualcuno ha sicuramente un po' di anni in più rispetto alla media, quasi tutti, Paolo. Ecco, però sono tutti giocatori che in qualche modo hanno giocato in Serie A, hanno grande classe e comunque possono dare un valore aggiunto ai nostri campionati. Ma te ne sei dimenticato uno, che forse no, è ancora più giovane di quelli che hai citato, e che dovrebbe rigiocare anche lui insieme a Flachi nel Signa, di Acatene. Ah sì, è vero. Che è stato uno dei migliori giocatori della primavera della Fiorentina, fu portato in ritiro, mi pare, da Prandelli. Quindi, ecco, io, insomma, lui è giovane rispetto agli altri, il passo tecnico è quello, ecco, anche perché sicuramente andare a vedere Flachi ieri, credo a Signa ci sia state molte persone. Sì, 700 persone addirittura, 700 persone a Signa, quasi un sacco di veramente, come il ragazzo gioca bene, attenzione, ricordiamolo, sì, Paolo. Lo cantava la curva. Esatto, esatto. Sì, sì. Come a Fucecchio c'erano oltre 500 livornesi a seguire Livorno. Per la gioia delle casse societarie e anche del presidente Lazzi, insomma, veramente. Speriamo che questo possano essere ora gli stadi che ritorneranno perlomeno inizialmente al 75% della capienza, possa in qualche modo aiutare le società a contrastare anche questo periodo molto difficile, soprattutto per l'aumento dell'energia elettrica e del gas, che non è un aumento di poco, da poco, esatto. Questo in qualche modo ha colpito tutti, cioè famiglie, imprenditori e persone, quindi insomma. Tra l'altro, guarda, voglio aggiungere, te sai benissimo, noi abbiamo preso i diritti delle trasferte del Livorno Calcio, io ho fatto le interviste sia a fine pro tempo che al termine e i due sindaci proprio sono rimasti veramente contenti di questa bellissima giornata di sport. Ecco, io credo che la ripartenza del calcio in Toscana sia questo il segnale, Paolo, una bella giornata di sport. Ecco, questo noi dobbiamo augurarcelo. Vorrei però solamente, visto che mi viene data questa opportunità, ricordare a tutti gli attori che vanno in campo, che stanno fuori, i dirigenti, gli allenatori, bisognerebbe forse evitare qualche volta di avere atteggiamenti non consoni verso l'arbitro. Ieri purtroppo c'è stato un fatto molto spiacevole che è accaduto in un campionato di terza categoria, e dove l'arbitro, un ragazzino di 18 anni, è stato in qualche modo oggetto di, non so se di un cazzotto da parte di un dirigente. Ecco. Ora, un ragazzo di 18 anni può anche sbagliare tutto quello che può sbagliare un ragazzo di 18 anni, sì, certo. E non sarà bravo, non sarà all'altezza, però insomma, mandare e fare un atto di questo tipo, questo non aiuta. Ecco, non ci voglio dire, i ragazzi, ma se non cominciano dalle categorie più basse, dai giovanissimi B, è chiaro che potranno sbagliare, potranno avere atteggiamenti non consoni anche loro, un po' sopra, però ecco, non si può arrivare, non si può arrivare a fare l'atto di violenza, ecco, questo no. Insomma, fortunatamente
le conseguenze non sono state, insomma, gravi, ecco. Certo. Però è l'atto, è il gesto che conta, certo. E questo non lo possiamo permettere. Bene, ha fatto molto bene a fare presente questa cosa, sì. Perché questa trasmissione, sai benissimo, nasce da quasi 15 anni proprio per dare voce anche a voi dirigenti federali, cosa che avete proprio il posto di situazione su tutta la regione. Grazie a Paolo Mangini, tanto lo sai che ci torneremo ancora a sentirci durante il campionato. Grazie a voi. Buon lavoro a te e tutta la tua giunta. Grazie, grazie. Ciao a Paolo Mangini, ciao. Appunto, presidente Lega Nazionale Dilettanti della Toscana. Che ne pensi, Jacopo? Purtroppo queste persone sono il male, ecco, del calcio, e non so cosa gli passi per la testa, perché, come diceva il presidente, giustamente tutti possono sbagliare, però un ragazzino di 18 anni ha le prime armi, ha le prime esperienze. Certo. Ma poi proprio arrivare a dare un pugno a un ragazzino di 18 anni non devi essere, non so cosa ti passa per la testa. Ma poi terza categoria sono tutta gente che va lì per proprio non giocare all'amatori, proprio per dare, ma proprio per dare quella cognizione di FIGC, che c'è appunto anche del rispetto, dopo delle lavoro. Regole e via dicendo, capito? No, perché io ho giocato anche nell'amatori, ovviamente, però. Anzi, oggi tante squadre amatori sono ancora molto più tecnicamente, molto più brave della seconda e terza categoria, sinceramente. Però ecco, facciamo bene a far presente questa cosa, ha fatto bene molto Paolo Mangini. Allora, abbiamo detto che Telecentro 2 ha i diritti delle trasferte dell'OS Livorno 1915, io ero proprio a Fucecchio, sentiamo un po' le interviste del fine partita. Del Fucecchio Calcio, una bellissima giornata di sport, Luca, soprattutto una grande organizzazione, tutto è filato liscio, questo è importante, e veramente tanti complimenti. Grazie dei complimenti, sì, sono contento, a parte del punto che per noi è tanta roba, però sono anche contento che tutto sia filato liscio, non capita spesso di ricevere 1000 persone totali o 900 che fossero, e quindi bene, filato tutto liscio dalla biglietteria, dall'entrata, fotografi, e bar, tutto bene, insomma sono veramente contento, è stata una settimana impegnativa, però una settimana che ci ha fatto respirare calcio, ecco, domattina ci si sveglia e si ritorna nelle nostre dimensioni. Succedono quando ci sono queste partite tante cose, diciamo, che non sono solite per noi, no? Quindi dalle richieste a crediti di televisione, voi ti fanno sentire, dice, là si fa calcio anche noi, no? non si gioca a pallone, là. Quindi domani ci si risveglia, però sono giornate belle che fanno bene anche a noi, che nel nostro piccolo ci si dà tanto da fare, io come queste 10 aiutanti che veramente sono esemplari, da biglietteria, bar, tutto. Gabriele Lazzarini ha detto: sono soddisfatto della prestazione, però il nostro campionato parte appunto, riparte fondamentale dalla trasferta di Piombino. Dice: siamo penultimi, ce la metteremo tutta. Gli ho fatto anche complimenti perché nel primo tempo, veramente, anche sotto Rigirozzo, lo ribadisco ancora una volta, ha fatto un po' la differenza. Sì, io la partita di oggi l'ho vista poco perché ero un po' esaurito, camminavo su e giù, quindi il tempo mi passava mai, l'ho vista poco, però concordo col mister, questo è un punto importante e ce lo godiamo, però poi diventa inutile se non solo la prossima a Piombino, ma anche quelle dopo, Collegiano, Ponzacco, tutte le 10 finali che ci aspettano, bisogna farsi trovare pronti, bisogna essere quelli di oggi come atteggiamento, come grinta, e bisogna fare almeno 16-17 punti, se no è un casino. Allora, buon lavoro e soprattutto ai tuoi aiutanti, come li hai chiamati tutti, i tuoi consiglieri, soprattutto bravissime persone che io conosco veramente da tanti anni. Grazie, grazie anche a voi, grazie a tutti. Fucecchio Livorno 0-0, un buonissimo Fucecchio, soprattutto nella prima frazione di gioco. Ne parliamo appunto con mister Gabriele Lazzarini. Allora Gabriele, effettivamente vi ho visto soddisfatti a fine partita. Sì, una soddisfazione con Livorno, insomma, è uno 0-0 ben giocato, nel senso, però è una partita difficile per noi, lo sapevamo, nel senso il valore del Livorno non ci scopre adesso, però
noi abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo giocato contro una squadra forte, ecco, perciò lo 0-0 per noi è molto importante. Un primo tempo dove Rigirozzo veramente ha fatto la differenza, eravate a favore di Vento e poi un grandissimo intervento di Delbino che ha salvato veramente il risultato. Sì, dopo c'è quella che ha un pizzico di fortuna e gli episodi ti vanno a favore, è chiaro, oggi sono andati a favore in altre partite meno, perciò ripeto, sono molto soddisfatto di questa partita. Qualche singolo oltre a Rigirozzo, almeno dal mio punto di vista, quale è che ti ha colpito di più dei tuoi giovani? No, tutti, tutta la squadra ha giocato bene, è stata bene in campo, si sono sacrificati tutti, perciò una lode a tutti. Ecco. L'importante era tornare a giocare, il proseguo del tuo fucecchio deve essere questo. Sì, sì, questo è un inizio, ci siamo allenati bene nel periodo in cui non abbiamo giocato, siamo allenati bene, sempre 4 allenamenti a settimana, non abbiamo mollato, è nostro ora. Sono 10 partite, sono 10 finali perché siamo ultimi, non è che siamo penultimi, perciò la domenica a Piombino ci vuole le stesse motivazioni che abbiamo avuto oggi. Domenica a Piombino è come giocare con Livorno, uguale, più nemmeno se ci vogliamo salvare. Oggi è una parentesi chiusa e da domani pensiamo al Piombino. Ecco. E queste appunto le interviste allo Stadio Corsini, poi ci sono anche ovviamente Sponda Livornese ed anche ai sindaci sia di Livorno, Luca Salvetti che Alessio Spinelli, sindaco città di Fucecchio alla fine del primo tempo, quindi sul canale 272 dove andrà anche questa trasmissione in moltissime repliche, potete vedere appunto la partita. Jacopo, 1-0-0 che insomma le dichiarazioni sono state per colpa del vento ma anche per colpa del campo. Eh sì, soprattutto la squadra tecnica come Livorno, esatto, ha detto Bugno. Io penso, poi a mio parere, soprattutto a causa del campo, perché era un campo davvero duro, secco e dove il pallone non riusciva mai a seguire la traiettoria iniziale, e i giocatori di Livorno sin dal primo minuto sono visti davvero in difficoltà anche su un semplice stop. Poi magari è mancato qualcosa lì davanti in attacco, ma non era una partita facile che però ha avuto un riscontro positivo, se così si può dire, nei panni del Fucecchio, che adesso domenica andrà a giocarsi questo scontro diretto fondamentale per l'ultima posizione contro il Piombino, e quindi questo punto lo tiene a galla il Fucecchio e vediamo come andrà domenica prossima. Beh, rimangono sempre 4 punti di vantaggio sulla Coverpelle, anche se Livorno non ha fatto una grossissima prestazione, mi sembra abbia tirato una volta in porta. Sì, ha fatto una grandissima parata del Bino, veramente. Però anche alla fine anche Mazzoni ha fatto una grande parata su una posizione, che mi sembra un pareggio abbastanza giusto, anche se il campo era quello che era. Però ecco, un Bullo che è un po' ha mandato un po' una formazione inedita in campo, lasciando a casa, lasciando un panchino avvantaggiato, Torromino, schierando appunto inizialmente Ferretti e Frati. Ferretti si è visto poco, Mazzoni... Comunque il vento era notevole, ve lo dico io, sì, che ero lì in tribuna, inoperoso per tutta la partita. Il vento c'era. Però insomma è un pareggio che c'era in 107 anni punti della società, magari il Livorno lo voleva... È stato un turno favorevole, possiamo dire, ai frati Sperignano e ovviamente anche a tutto qua che ha battuto 2-0 la Colligiana, che ne pensi? Eh sì, senz'altro, 3-0. 3-0 la Fratis. Eh sì, certo. Risultato pesante per il Perignano che comunque ha avuto nel mezzo della stagione, prima della sosta natalizia, un piccolo calo, no? Un po' di difficoltà. Ora però sembra essere tornato il Perignano di inizio stagione che stava dietro a Livorno, vedremo come andrà. Un Perignano che ricordiamo, Marco, il direttore sportivo, quando è stato nostro gradito ospite, ha detto noi faremo di tutto per provarci, e hanno preso comunque tantissimi giocatori di categoria, tra l'altro. Comunque Livorno deve stare attento all'altro girone, il girone A, perché c'è un ottimo Tao Calcio che guida la classifica, ha preso anche Granito dalla Pro Livorno, sì, poi c'ha Borgia, c'ha diversi, c'ha mi sembra, c'ha Doveri, quello che gioca nel Ponzacqua, ecco, è una squadra veramente costruita per... Non ti dico per vincere, ma per fare un ottimo campionato. E così come anche i figlini di Emiliano Frediani, direttore sportivo, anche loro veramente stanno viaggiando a mille. Ecco, veramente sarà un bel trittico di partite.
Tra l'altro, invece, in prima categoria, se non sbaglio... Sì, in prima categoria, sì. La geotermica, Massa Valpiano Geotermica... Giacomo Rossi, 1-1, no? Giacomo Rossi, che ne aveva interpretato, ha preso gol, mi sembra. Non so, quindi dopo tanti minuti, tanti però minuti. Il record di Buffon battuto, sì. Quindi e mentre è il portiere sempre... meno battuto, no? Sì. Per quanto riguarda di tutte le categorie, proprio, ha fatto sì. Veramente un grande record. Sì, poi c'è stato anche il discorso, sempre in prima categoria, Girone G, del Donoratico. Che noi abbiamo intervistato appunto Berretti, il mister, addirittura certo. Hanno vinto 4-0 con la Portuale dove ci gioca appunto Matteini, lui e Ferretti, quello noi avevamo il babbo come sponsor, ti ricordi Maurizio? Certo. E hanno battuto 4-0 il Portuale. Poi per quanto riguarda sempre la seconda categoria, Girone F, un girone appunto dove ci sono il Rosignano e l'Antignano. Il Rosignano Sei Rose ha perso 5-2 con il Marciana Marina. Marciana Marina è terzo in classifica, veramente una sconfitta abbastanza pesante. Mentre l'Antignano è andato a vincere 5-0 a Roccastrada. L'Antignano che ha 23 punti e sta lottando per appunto per il. Per primeggiare in questo campionato. Sono veramente gironi buoni, con una seconda categoria dove anche nel girone E ci sono tantissime squadre livornesi come l'Orlando, il Livorno 9, il Montenero, il Cagli Salviano, l'Aldenza. È veramente un campionati abbastanza avvincenti. Vediamo appunto le immagini dei campionati dilettanti. Jacopo, cosa vuoi aggiungere? Finalmente si gioca, ma sì. Vedo che già questi risultati insomma fanno un po' scalpore. No, sì, fanno scalpore ed è bello ritornare a vedere queste partite di magari categorie minori, ma che riescono a divertire allo stesso modo, perché appunto vediamo che sono imprevedibili, la legge del calcio, non mai dire mai, e quindi è bello così, tornare a vivere il calcio, anche magari quello fatto di piccole cose e di realtà quotidiane, ecco. Appunto, queste, come potete ben vedere, sono le partite che ci piacciono, caro Marco Morelli, sui campetti, come si usa dire, sì. Di periferia e il pubblico che sono... parenti, amici, fidanzate, però il bello del calcio è proprio questo. Bombe di Marco Morelli. Sì, intanto parlavamo appunto di Livorno Fucecchio, il Fucecchio di Antonio Miazzini che te hai certo. Intervistato, hanno prelevato la cascina Federico Casanova, lui è in classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, poi è passato poi alla Reggiana, al Chieri e all'Alianese. E veramente penso che abbia subito debuttato domenica certo. Perché c'aveva diversi squalificati Miazzini. Per quanto riguarda sempre il Livorno, lui ha ceduto a titolo definitivo Matteo Adragna al Venturina Calcio. Lui era stato acquistato un mese e mezzo fa, però poi insomma, veramente era abbastanza coperto in avanti con vantaggiato Dormino, sì. Ferretti, Fratesi, che ha preferito cambiare aria. Per quanto riguarda anche l'Atletico Tour, il nostro amico Armando Traversa. Grande vittoria, addirittura hanno preso un centrocampista nel 95, si chiama Tommaso Vallini. Lui è andato a rinforzare appunto il centrocampo di Armando. Lui ultimamente ha indossato le maglie di Massa Valpiano e Pomarance. E penso che abbia già debuttato anche lui. Mentre il Tirrenia 94 in prima categoria, una squadra dove ci ha giocato anche il mio genero Nicola Ghezzani. Certo. E loro hanno preso Vincenzo Murcana, in classe 93, e lui ha giocato appunto nel Gattopardo in eccellenza, nell'Icata in Serie D e nell'Acrobas, e ha già giocato anche lui domenica. Risultato parziale, perché non è terminata, di Spezia Fiorentina, Jacopo? Sempre 1-0, 0-1 per la Fiorentina, al 50° secondo tempo, da sottolineare la prestazione sublime di Odrio Zola, il terzino della Fiorentina. Ricordiamo Piatek che ha sbagliato anche un rigore, sì. E quindi questo per dare la notizia complessiva di cosa sta facendo la Fiorentina Spezia. Abbiamo anche, nonostante è lunedì, le pagine di Calcio Più, ringraziamo tutta la redazione, soprattutto Simone, ecco qua, sprazzi di serenità, è quello che abbiamo detto fino ad ora, che siamo ritornati a giocare veramente su tutti i campi. E poi di spalla, come vedi, c'è un bell'articolo del direttore su Flachi. Questa è la nostra mascette nella pagina 9 di questa settimana di Calcio Più, il magazine più importante sportivo della Toscana. Marco, qualche bomba e poi siamo addirittura per gli saluti. Per quanto riguarda, mi sembra il Salini sia in prima categoria, o sì. Sbaglio? Il Salini si è assicurato
il giovane esterno, non so se è promozione, sì, non è che la forse aveva vinto promozione. La Volta Italiana è in prima categoria, mi sembra, sì, mi sembra di sì. Allora, hanno acquistato l'esterno, sì, Alessio Lotti in classe 2003 dalla Pro Livorno Sorgenti, mentre il Don Eratico in prima categoria ha annunciato l'arrivo del difensore Alessandro Lupi, lui in classe 91, e in uscita l'attaccante Cristian Matta, che è passato al 98, è passato alla Geotermica, mentre il Signa, oltre al debutto di Flachi, in girone A dell'eccellenza, si è accordato con il centrocampista Abdullah Kadiakate. Lui è un senegalese, lui era capitano, l'ex giocatore capitano della Primavera Viola. Quello 98, che ha detto il presidente. Sì, quello che ha detto. E appunto, lui ha giocato nel Parma, nel Locre e nel Nuova Gorica. Saline, promozione girone C, perché sì, vince il campionato. La Volterrana è in prima, sì, che ha vinto 1-0 contro il Venturina. Siamo veramente giunti al termine, c'è qualche altra bomba, che dici? Ma, qualcosa, vai. Sì, sempre io passerei anche alla Serie D. Intanto Leonardo Badesse ha cambiato allenatore, è tornato Alessandria, hanno perso domenica, però ha lasciato anche il direttore generale Simone Guerri. Lui l'ha motivato per motivi personali, però molto probabilmente ha lasciato l'allenatore e ha lasciato anche il direttore, certo, sportivo. Purtroppo è così. Appunto il discorso appunto del Cannara, come ha detto appunto anche di Ferdinando, hanno cambiato allenatore. Sì, il Ghiviborgo ha preso l'attaccante Daniele Melandri, lui in classe 988 e proviene dall'Atletico Calcio, un ex Prato, lui è veramente un attaccante di spessore, mentre il Real Forte Verceta ha preso il difensore classe 2002 Riccardo Del Dotto, lui addirittura ha giocato, è un gradito ritorno al Necchi Balloni di Forte dei Marmi. Allora ringraziamo Jacopo Morelli di Livorno 24 anche questa settimana con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Sai benissimo che questa è una bella scuola, come vedi. Vediamo, dai, alla prossima, vedi? Allora. Quindi oltre alla Serie C vediamo cosa, esatto, ti daremo di compito. Ricordiamo, la prossima settimana non saremo presenti e quindi torneremo la prima settimana di marzo. Grazie a Marco Morelli. Buonasera a tutti e ci vediamo il primo di marzo. Abbiamo ancora tante bombe da dire? Ma come veramente ce ne saremo. No, stasera ho detto ce ne abbiamo ancora. Per stasera basta così, credo. Abbastanza. Siamo veramente in dirittura d'arrivo. Grazie al nostro Marco Macchi, assistente di studio, ovviamente al nostro regista Alessandro Baroni, come sempre il suo saluto che non può mancare, eccolo qua, il fermo immagine, questo è il mio. Ricordate, noi saremo sempre qui dalla prima settimana di marzo. Tanti, tanti saluti. Ciao! Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 49 77 80.